teste, veramente con piacere. Speriamo che vi divertirete a vedere questo film bellissimo che sicuramente mamma e papà hanno già visto. Allora, prima di iniziare, noi vogliamo parlare con delle persone molto speciali questo pomeriggio. Intanto vi voglio far conoscere la persona che ha organizzato tutto questo e quindi vi dà la possibilità di vedere questo film bellissimo, che sono sicura vi piacerà tantissimo. Allora lo chiamiamo, gli facciamo anche un bel applauso. Il signore si chiama Andrea Bruciati ed è il direttore artistico di Villa Festival. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Come va? Spero che questa sia un'occasione per conoscere anche in altri momenti Villa d'Este, che è un posto bellissimo per i bambini soprattutto, perché è pieno di giochi d'acqua, insomma, poi sapete che ogni fine settimana, quando volete, è sempre aperto. Questo progetto nasce oggi come progetto anche di estensione, di tipo inclusivo nei confronti anche di altre delle fasce scolari, e quindi abbiamo voluto presentare oggi e domani due capolavori della Walt Disney. Sono due capolavori assoluti del cinema mondiale, e ovviamente poterli vedere con un grande schermo come se fosse il cinema è sicuramente quel qualcosa in più che soprattutto voi ragazzi, bambini, sapete che normalmente dentro casa avete invece magari dei monitor più piccoli, oppure dal cellulare troppo piccoli. Qua abbiamo veramente un grandissimo schermone, e poi veramente potete dar vita a tutta la vostra fantasia. Io vi ringrazio per essere qui, ringrazio ovviamente anche i genitori per aver creduto in questo momento, che è fondamentale anche come scambio per i ragazzi, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto. E niente, bocca al lupo agli organizzatori e ancora buona visione. Grazie. Grazie. Conoscere adesso delle persone molto importanti, delle persone che hanno aiutato a fare le voci e le musiche di questo film. Allora, anche per loro vi chiedo di fare un grande applauso. Siete pronti? Siete pronti? Allora, il primo applauso va per il signor Nunziante Valoroso. Eccolo qua. E insieme a lui ci sono altre due persone, due signore molto molto simpatiche, che sono Lorena e Virginia Brancucci, e anche loro allora io scusate, mi passo davanti, vado un attimo da Nunziante. Allora, Nunziante, ci racconti un po' che lavoro è stato fatto su questo film che noi vediamo oggi, che cos'è il doppiaggio, lo vuoi spiegare ai bambini? Allora, il doppiaggio è una tecnica mediante la quale i dialoghi in una lingua di un film, di un qualsiasi film, anche film con attori, non solo cartoni animati, vengono sostituiti da altri dialoghi recitati nella lingua del paese in cui il film viene proiettato. Quindi il film originario era in inglese, giusto? Il film originario era in inglese. Tra l'altro, per i cartoni animati, ancora oggi si fa una cosa particolare, nello specifico quelli di Walt Disney vengono realizzati in America, quindi molto lontano da qui, e prima di passare all'animazione tutto il film viene registrato, tutti i dialoghi e tutte le canzoni vengono registrati come se ci fosse alla radio, quindi senza vedere le immagini. Gli attori che vengono chiamati a dare le voci si mettono in uno studio davanti a un microfono, hanno delle linee guida, vedono magari delle immagini ancora abbozzate, non finite del film, lo recitano tutto, e sul loro lavoro poi l'animatore, in questo caso l'animatore, perché adesso si fanno in massima parte col computer, sono in digitale i cartoni animati, quindi verranno realizzati questi movimenti e tutta la storia, tutte le scene del film, secondo quanto è stato già inciso. Quindi insomma diciamo che voi avete aiutato, insomma hai dato una mano e collaborato per la realizzazione delle voci in italiano, vero? Io sono un dialoghista, diciamo. Quindi ti occupi dei dialoghi? Sì, mi occupo dei dialoghi, più che dei film mi sono occupato dei dialoghi di documentari,
di spettacoli. Se qualcuno di voi è stato a vedere qualche volta a Roma il Disney on Ice, l'avete visto voi, quello sul ghiaccio? Quello sul ghiaccio, gli spettacoli sul ghiaccio, oppure io sono l'autore dei dialoghi di quegli spettacoli. Che bello, grazie! Mentre Lorena e Virginia si occupano anche loro della parte musicale. Infatti io collaboro con loro e gli fornisco spesso i testi che devono essere cantati, perché questi spettacoli ci sono i mimi pattinatori sul ghiaccio che sono stranieri e c'è bisogno che praticamente il testo della nostra lingua e in tutte le altre lingue del mondo in cui lo spettacolo viene esportato sia esattamente identico a quello originale, perché poi i mimi altrimenti non capirebbero cosa stanno facendo. È giusto, quindi questo fai tu. Allora io adesso voglio parlare brevemente con Lorena e Virginia, perché il vostro papà chi era? Ce lo dite? Lo raccontate ai bambini che cosa ha fatto il papà? Allora, il nostro papà, che si chiamava Ernesto, che si chiamava Ernesto Francucci, in arte Ermalillo, è un musicista, diciamo, di tipo un po' particolare, che ha fatto veramente tantissime cose meravigliose nella sua vita, e la cosa che ha fatto con più passione, più amore, sicuramente è stato dedicarsi al doppiaggio cantato di tutti i film della Disney, dal Re Leone, prima faceva parte del coro. Lui prima ha iniziato, sì. Fatto come quindi cantava, insomma, cantava, il signor Ernesto cantava, ha iniziato come cantante. Sì. Qui in Biancaneve lo sentiremo nel coro dei Sette Nani. Lui faceva tre dei Sette Nani ed era una cosa di cui era molto orgogliosissimo in questa versione. Quindi sentirete cantare il signore Ernesto Brancucci, che era, ha iniziato come cantante, dopodiché colui che ha scritto e diretto tutti i cartoni animati che avete ascoltato nel corso della vostra infanzia e soprattutto i genitori adulti, perché poi siamo subentrate io e Virginia, io scrivo i testi delle canzoni e lei dirige tutti i cantanti e i doppiatori, e siamo nati e cresciuti nel mondo del doppiaggio e siamo orgogliosissime stasera di sentirlo il nostro papà, anche perché né io né lei abbiamo mai avuto occasione di vederlo su grande schermo. Davvero? Che bello! Ti ringraziamo per lo vediamo tutti insieme allora, grazie a voi. Grazie davvero a entrambe, Virginia, insomma tutte e due continuate la professione del papà, grazie per quello che fate, grazie per aver portato qui il film con noi. Ci dite ai bambini perché questo film è bello, brevemente, Virginia? Beh, perché a parte che è il primo cartone in assoluto fatto a film, è il primo lungometraggio si chiama, di tutta la storia dei cartoni, quindi la cosa carina, che forse non sapete, è che per realizzarlo loro, quando ci sono le scene con i cerbiatti, con gli animali, i disegnatori avevano gli animali in sala, perché li vedevano, li potevano disegnare così dal vivo e coglierne meglio i movimenti, la pelliccia e via dicendo, e questa è la grande scuola Disney e soprattutto la grande cura e la grande attenzione che c'è dietro, quindi è molto interessante vedere come poi l'hanno realizzato. Grazie, grazie davvero a Virginia e Lorena Brancucci, grazie a Nunziante Valoroso. Bambini, gli facciamo ancora un applauso, sono stati bravissimi. Grazie davvero a voi.